Attivazione degli ambulatori pediatrici nei giorni festivi e prefestivi, un tema particolarmente sentito da migliaia di genitori, riferisce l'esponente del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani in merito alla mozione giunta in Consiglio regionale e bocciata dalla maggioranza. Una pagina nera quella scritta ieri in Consiglio regionale nell'ambito della discussione sul programma operativo sanitario. Avevamo infatti proposto una mozione per l'apertura degli ambulatori pediatrici nelle giornate festive, ovvero nelle giornate di sabato e di domenica. Una mozione che intendeva risolvere un problema reale, quello che affligge tanti genitori molisani, che soprattutto nelle giornate festive, non ricevendo risposte dagli studi pediatrici che sono chiusi, sono costretti ad affollare gli ospedali molisani, i pronto soccorso molisani, magari anche per delle patologie lievi. Con questa proposta si voleva creare un luogo fisico dove dare delle cure immediate a tanti bambini molisani. Purtroppo, ancora una volta, dobbiamo registrare la completa chiusura da parte del centrodestra molisano, che evidentemente per delle ragioni politiche ha ritenuto di dover bocciare questa proposta solo perché veniva dalla minoranza. Su questi aspetti bisognerebbe mettere da parte i colori politici e pensare realmente ai problemi dei molisani. Il tutto accade, prosegue Primiani, mentre in aree interne della nostra regione, Agnone, Riccia, Boiano e Venafro, restano totalmente sprovviste dei pediatri di libera scelta, con il problema, quello dell'assistenza territoriale, che si fa sempre più preoccupante.